crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Non ce l'ha fatta Joe Okada, il pro di Poker Stars già vincitore di un main event WSOP, a nobilitare le PT di Sanremo arrivando al final table in programma domani nel teatro del Casinò della Città dei Fiori. È uscito in 13ª posizione, giusto ad un passo da un risultato che gli avrebbe permesso di replicare l'impresa compiuta l'anno scorso alle PT di Londra da un altro ex campione del mondo brandizzato dalla picca, Peter Eastgate. Poco male. La nobiltà del final table sanremese è stata preservata dalla presenza del russo Max Likov, che ripartirà da corto ma forte dell'esperienza di aver già vinto un EPT in quel di Kiev, dal tedesco Max Einzelmann, secondo con 7,8 milioni di chip e fresco secondo al recente EPT di Berlino, e dalla bella e brava Xuan Liu, che qui a Sanremo ha già vinto un side da 1000 lo scorso dicembre. E ci sarà, tra i magnifici 8 in corsa per una prima moneta da 930.000 euro, anche un certo Francesco De Vivo, runner-up all'EPT di Copenaghen 2010, che però si presenterà al via di domani da short stack. Diciamo che sono a Copenaghen, ho arrivato al tavolo finale da chip leader, quindi è un po' diverso questa volta, però in questo torneo ho dimostrato che anche da short stack si può arrivare. L'interesse dell'Italia del poker non sarà comunque tutto concentrato su De Vivo. Con lui infatti ci saranno altri tre azzurri. Nell'ordine Massimiliano Manigrasso, lo specialista del cash game Costantino Russo e il sorprendente Roberto Spada, che da assoluto esordiente nel circuito live si presenterà al tavolo finale con 4,7 milioni di chip, terzo in un count comandato dall'inglese Rupert Elder con 8 milioni di gettoni. Peccato che al tavolo finale di domani Spada non possa essere accompagnato dall'amico Luigi Pignataro. Quest'ultimo infatti ha avuto il poco gratificante onore di essere l'uomo bolla del final table, uscendo nono repusciando 8-8 in faccia a Russo forte di due assi. Amen. Gigetto potrà consolarsi con un risultato migliore del 23° posto dell'anno scorso. Così come potrà consolarsi Marco Bognanni con l'11° posto, migliore del 14° posto ottenuto a Barcellona. L'Italia del poker, insomma, un passo alla volta migliora. Chissà che domani non arrivi la seconda picca della storia. Siamo il 50% dei finalisti, quindi ci speriamo. Anche se non sarà facile. Le chip, infatti, le hanno tutte gli stranieri. Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia.